Bentornati a tutti i telespettatori. Inizia questo fine settimana una nuova edizione di Mare Sicuro, la trasmissione televisiva dedicata a diportisti, bagnanti e a tutti gli amanti del mare. Anche quest'anno la Guardia Costiera della Spezia vi accompagnerà per tutta la stagione estiva per farvi vivere il mare in tutta sicurezza. Cominciamo parlando delle manifestazioni che si svolgeranno in mare durante il fine settimana. Domenica 30 giugno, nello specchio acqueo antistante la località Cadimare, si svolgerà la gara pre-palio di canottaggio organizzata dalla società Mutuo Soccorso di Cadimare. Quindi, dalle 16 alle 19.30 è interdetta la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità navale estranea alla manifestazione, nonché ogni altra attività di superficie o subacquea comunque connessa con l'uso del mare. Sempre domenica 30 giugno, nelle acque ad ovest dell'isola della Palmaria, si svolgerà una gara di pesca denominata Primo Campionato Provinciale di Bolentino a Coppie, organizzata dalla SD Vela. Dalle 7 alle 13.30 sono interdette la navigazione, la sosta, la pesca, nonché qualsiasi attività marittima, anche subacquea, estranea alle gare di pesca. Il circolo velico La Spezia ha organizzato una regata velica denominata 53° Trofeo Michele Fiorillo, che si svolgerà domenica nello specchio acqueo della rada interna ed esterna del porto della Spezia. È fatto obbligo a tutte le unità di procedere con la massima cautela e di prestare particolare attenzione, tenendosi a distanza di sicurezza dai partecipanti alla regata. Passiamo ora al bollettino del mare, che si può ascoltare sul canale 68 del VHF. Nel Mar Ligure sono previsti per tutto il weekend venti deboli dai quadranti meridionali, con mare da poco mosso a calmo. Ed ora la parola al tenente di vascello Daniela Sutera, che risponderà ad alcune domande. Oggi siamo in compagnia di Marina, che vuole porre alcune domande sull'utilizzo della sua unità da diporto. Non utilizzo la mia unità da diporto dalla scorsa estate. Cosa devo fare prima di riprendere il mare? Con l'approssimarsi dell'estate accade che unità da diporto prendano il mare dopo aver trascorso tutto l'inverno in disarmo o in depositi, anche scoperti, con scarsa considerazione dell'efficienza del mezzo e del relativo equipaggiamento, nonché della validità e regolarità della documentazione di bordo. Bisogna allora dedicare particolare cura e attenzione alle operazioni da compiere prima di prendere il largo, non dimenticando di assicurarsi anche dell'integrità dello scafo. Quali altri consigli mi può dare? Ricorda che la sicurezza comincia in banchina, perciò prima di uscire in mare assicurati sempre di avere carburante a sufficienza per l'andata e il ritorno. Controlla le attrezzature di sicurezza marinaresche, le dotazioni di bordo in relazione alla navigazione da svolgere e al numero delle persone a bordo. Non trasportare mai un numero di persone superiore a quello per cui l'unità è abilitata. Spegni il motore e usa i remi quando sei nella fascia dei 200 metri dalla spiaggia. Informa familiari, amici o conoscenti in merito alla navigazione da effettuare. Presta attenzione ai galleggianti dei subacquei, bandiera rossa e striscia diagonale bianca, moderando la velocità e transitando a più di 100 metri di distanza. Consulta le ordinanze di sicurezza emesse dalle locali capitanerie di porto. Grazie per i consigli. Per oggi è tutto, potrete trovare queste e ulteriori informazioni sul sito istituzionale della Guardia Costiera www.guardiacostiera.it. Grazie Daniela per i tuoi preziosi consigli. Vi ricordiamo che per ogni necessità è sempre attivo il numero blu 1530, gratuito da telefono fisso e cellulare, oppure il numero unico di emergenza 112. Dalla Guardia Costiera per questo weekend è tutto. Arrivederci alla prossima settimana, sempre con Mare Sicuro.